Buonasera, benvenuti. Voglio innanzitutto ringraziare la dottoressa Nicoletta Cardano, che è curatrice di questo ciclo Educare alle mostre, Educare alle città. Purtroppo questa sera è impossibilitata per l'influenza, per cui non può fare le voci del padrone di casa, dell'ospite, e quindi parto io in diretta a cercare di tenere con voi questa conversazione. Vorrei iniziare con una cosa che apparentemente potrebbe sembrare complicata, però vi ricordo che a metà 600 Bernini realizza, il grande scultore, architetto e anche pittore per poche cose, realizza una commedia e mette in scena una scenografia talmente, diciamo, elaborata e sofisticata che addirittura riesce a fare vedere agli spettatori in sala una sorta di doppio del proprio teatro immaginato, tant'è che lo spettacolo mette in scena l'uscita e i commenti degli spettatori del teatro stesso. Allora, questo è un modo significativo per dire che Bernini pensa non all'opera nella sua completezza, nella sua totalità, ma al meccanismo di come va costruendo l'opera. Allo stesso modo vorrei fare anch'io per questo incontro con voi oggi, nel senso che il tema è talmente così ampio, complesso e articolato, e è difficile stabilire quali siano diciamo le ordinate nel cui alveo muoversi, perché ci potrebbero essere appunto diversi tagli con cui affrontare questo tema molto complesso, come ho detto. E soprattutto io non so se sono la persona adatta ad affrontare questo tema, perché vi faccio vedere due immagini che danno conto di come dovrei domandarmi, come mi accade spesso, che ci faccio qui a raccontare storie di case, io che non ho mai avuto un buon rapporto con la casa, anzi ho sempre cercato tutta la vita di scappare dalle mie case, perché come vedete sono case magazzino, sono case, come dicevano nei paesi trogloditi, case to cool, case dove l'idea del accumulare, dell'accatastare cose, rende impossibile qualsiasi forma di esistenza e di sopravvivenza all'interno. Però questa è esattamente, scandite nei diversi anni, come vedete anche diciamo, dallo scorrere del tempo su di me, vi ho mostrato alcune case mie, abitate da me, dove appunto c'è questa idea dell'impossibilità dello stare nella casa. Creare la casa con i propri oggetti d'affezione, ma facendo di tutto perché la casa diventi una sorta di luogo inospitale. Da grande mi è capitato invece di pensare a una casa per come idealmente l'avrei voluta, e in realtà ho realizzato questa casa con dei miei collaboratori, che è l'unica casa dove non ho mai messo piede, è la casa di Milano. Non è per una forma di vanità, però vedete anche qui una casa molto spoglia, molto assettica, molto laconica, che non dà nessun significato alle cose. È pensato per me in quegli anni, siamo negli anni 90, come un atto di fondazione per ricostruire il mio rapporto con una città come Milano, una città difficile, ostica. Io che vengo dal nord, poi sono sprofondato al sud per questioni di cattedre universitarie, ma non ho mai avuto un buon rapporto con Milano, tant'è che negli anni 90, quando mi sono trovato ad aprire un luogo milanese per le mie attività culturali a M Architettura Arte Moderna, via Castelfidardo, e in parallelo a realizzare questa mia casa a Porta Cicinese, pur non essendo molto distanti i luoghi della M e di casa, a Porta Ticinese, non sono mai riuscito in 10 anni a capire come si arrivasse da un punto all'altro. Questo per dar conto delle mie difficoltà di rapportarmi con una città come Milano, ma ho voluto che il mio insediamento in qualche modo fosse come la restituzione di un atto di fondazione. Io che prendevo possesso della città di Milano in questo piccolo loft attraverso questi 8 elementi parallelepipedei che si aprivano come delle Wunderkammer, come
come delle stanze delle meraviglie. In queste stanze delle meraviglie non c'era mai niente, non c'era né un abito, neanche un libro, però c'erano i quadri alle pareti, che è difficile adesso, non sono così brillanti le immagini, però erano tutti dello stesso formato, era tutto preordinato, l'innesto, l'inserimento dei quadri attraverso una griglia alla Solle Witt del posizionamento dei quadri sulle pareti. Ecco allora che al di là della casa come accumulo e della casa comunque nella propria dimensione concettuale e intellettualistica cerebrale, ho cominciato ad interrogarmi per questa occasione che idea potesse avere il pubblico che avrei incontrato oggi, che non è il pubblico universitario, non è il pubblico, diciamo, specialistico, della casa. Allora, noi siamo recentemente devastati da una pubblicità del cuoco, ormai tutto il mondo sembra ruotare al mondo dei Masterchef, del cuoco Carlo Cracco, di cui gira da tempo queste immagini del suo ritorno a casa, come per i greci i viaggi di ritorno, in questa casa improbabile. Cracco si toglie il soprabito e dice: finalmente la mia casa, il mio living, il mio bagno, ecco, ma vi accorgete che non c'è nessun presupposto che questo sia davvero una casa, perché potrebbe essere un open space, una casa, diciamo, una sede di qualche banca, di qualche multinazionale, perché è talmente tutto rifranto e tutto un gioco di ambiguità tra gli elementi diaframmati e gli elementi di continuità muraria sullo sfondo, che è difficile capire che quella sia una casa. Ma naturalmente non è una casa neanche quella che ricordiamo per le memorie giovanili, che fa da scenario. Qui siamo a Palazzo Butera, la famosa scena del ballo nel Gattopardo di Luchino Visconti, siamo verso il 1967, Claudia Cardinale con Bart Lancaster, che ballano in questo luogo straordinario, ma non è la casa con cui noi ci troviamo a fare i conti. Probabilmente la casa con cui siamo più abituati a fare i conti è la casa tutta puntata e concentrata sulla dimensione intima di due protagonisti come Marcello Mastroianni e Sofia Loren in un film bellissimo di Ettore Scola degli anni Ottanta che si chiama Una giornata particolare. E in particolare mi soffermo su questo fotogramma perché l'intimismo domestico di questo interno di casa in realtà contraddice all'idea, diciamo, che è un po' l'elemento, il fil rouge di tutto il film, perché nel film il reale protagonista è un intensivo, cioè una forma di edilizia economica popolare di via 21 Aprile, le famose case Federici, che forse sono tra i pochi esiti dell'architettura futurista. Voi sapete che i futuristi, da Sant'Elia, che non ha mai realizzato nulla, fino a Chiattone, che ha realizzato solo architetture zoomorfe o fitomorfiche, cioè in forma di animali o in forma di fiori, però poche sono le architetture di memoria o di eredità futurista, se non per questo esempio bellissimo, appunto, dell'edificio Federici a via 21 Aprile, caratterizzato da queste rampe di risalita, quasi una visione americana, in cui le rampe di risalita degli ascensori segnano e costruiscono l'idea del rapporto tra interno e esterno, tra interno del palazzo ed esterno del palazzo nella corte interna, con una dinamicità, un senso della velocizzazione dello scorrere del tempo, che invece nella giornata, appunto, siccome legato alla stretta temporalità dell'arrivo di Hitler a Roma, ecco, in qualche modo contraddice il carattere, diciamo, avanguardistico del film di Ettore Scola. Ecco, un'altra casa di cui non terremo conto, un altro modello di casa, è la casa degli artisti, la casa dei letterati, quelle che diventano poi, e conosciamo tutti come casa museo. In questo caso siamo al Lungotevere della Vittoria, la casa, forse l'ultima casa. Voi sapete che Alberto Moravia pubblica Gli Indifferenti nel 29. Bene, una vita così lunga, segnata anche da rapporti diversi, dalla Morante alla Carmeliera, alla fine si ritrova concentrato in questa memoria di casa, dove in realtà la casa è solo destinata ad ospitare gli oggetti d'affezione delle vite vissute e condivise con gli altri, dal quadro di Guttuso, dal ritratto di Guttuso, ai quadri della giovane avanguardia, delle avanguardie storiche di Piazza del Popolo, da Tano Festa a Schifano negli anni 60, ecco, un luogo delle memorie. Oppure c'è la casa dei letterati. Voi sapete
In questo caso due testi fondamentali hanno segnato la vita di questo autore molto legato alla letteratura, un grandissimo conoscitore della letteratura inglese, della letteratura francese, che pubblica due opere importantissime, tra le altre, non di ripercorso critico della letteratura anglo-francese, ma dedicate ai luoghi del suo stare a Roma. Per molti anni lui vive a Palazzo Ricci, su uno slargo di via Monserrato, e pubblica La Casa della Fama. Tenete conto che La Casa della Fama in realtà era un antichissimo testo, addirittura molto vicino al Roman de la Rose, siamo attorno al 1300, di Chaucer, lo stesso che scrive il Canterbury Tale, e che realizza questa memoria di casa di vetro in cui, come nei gironi danteschi, la gente si approssima per arrivare a ottenere appunto la fama. L'anglista mutua da Chaucer il tema, il titolo, La Casa della Fama, e lo amplia quando si sposta da Palazzo Ricci a Palazzo Premoli, in quello che ancora oggi conoscete, mi auguro abbiate visto, è il museo dedicato a lui, e il libro, che prima esce con Mondadori, poi più recentemente con ripubblicato da Adelphi, il libro si chiama La Casa della Vita. È il luogo in cui si intrecciano le storie, ma le storie mai vissute come storia diretta, ma sempre come storie rifrante. Cosa voglio dire con questa idea delle storie rifrante? Le storie che si rileggono attraverso la frequentazione degli ospiti, ma anche la presenza della luce che si rifrange e che rifrange le molteplici opere all'interno. Vedete tutti il gusto neoclassico, Biedermeier, del professore. E quindi c'è questa continua trasposizione tra oggetto e finzione dell'oggetto, e rifrazione e restituzione dell'oggetto in maniera deformata. C'è una versione filmica molto bella di questo libro straordinario, La Casa della Vita, sempre di Luchino Visconti, che è tutto concentrato sulla storia di questo collezionista, in cui appunto si adombra la figura del professore, che si chiama Gruppo di famiglie in un interno, e tutto si svolge attraverso l'esasperata ricerca del professore di quadri, quelli che in termini antiquariali si chiamano conversation piece, scene di conversazione in interno, di cui il Barlancaster, il protagonista, è avido collezionista. Benissimo, la straordinarietà di questo film, di uno degli ultimi film di Visconti, è nel saper restituire il senso della vita come accumulo di frammenti di vita e come gioco, diciamo, di intreccio tra le varie vite vissute dai diversi protagonisti. Quindi in questo gioco di specchi, in questo gioco di contaminazione, c'è il senso, diciamo, del tumulto, della dimensione, del brulichio delle diverse vite all'interno di questa casa museo. C'è chi di questa memoria della casa, diciamo, come quella del museo che abbiamo appena visto, ne ha fatto uno stile del proprio disegno di case. In particolare, conoscerete tutti Pes in un'immagine di Palazzo Grazioli, la casa di Berlusconi a Roma, e Renzo Mongiardino, il secondo un po' più caricaturale, Giorgio Pes, molto più autorevole anche nella scelta dei pezzi, Renzo Mongiardino, perché c'è in Mongiardino l'acribia filologica, cioè l'esasperazione di scegliere per la ricostruzione di queste case, tra virgolette, finto antiche, sempre il pezzo adatto e mai la finzione del pezzo storico, ma l'esasperata di ricerca di una cosa non assonante, ma sempre autenticamente storica. Naturalmente nemmeno le case di un gigante dell'arte inglese come David Hockney, con le sue piscine, i swimming pool, ma nemmeno le case di Richard Neutra sulle baie californiane potrebbero essere delle case pubblicate su carta patinata da riviste autorevoli. Bene, non è questa l'idea di casa. La casa che ci interessa è la casa come condivisione della domesticità, e questo tema della condivisione è molto importante. Penso allora a un altro film bellissimo, come Il portiere di notte della Cavani, che è ambientato in questa che è
la memoria forse tra le più straordinarie dell'abitare, diciamo, condiviso, dell'abitare in una dimensione economica e popolare nella Vienna rossa. Siamo a cavallo tra la fine dell'Ottocento e i primi anni venti del Novecento. E questo dell'abitare nella condivisione di una sorta di interno e di esterno, perché naturalmente questi intensivi hanno il problema del rapporto con l'esterno, hanno il problema di costruirsi come porzione, come parte di città altamente funzionale, altamente specializzata, per cui non è mai l'immagine della macrostruttura nel deserto, ma è l'idea di uno spezzone, di una parte di città che si costruisce coralmente con tutto il resto della città, per cui anche l'abitare in queste strutture implica la condivisione, diciamo, della quota di spazio pubblico relazionato al resto degli abitanti di queste grandi intensivi. E naturalmente parliamo degli esempi più rappresentativi, vi ho fatto vedere questo della Vienna rossa, ma anche in area italiana, pensate agli intensivi della Garbatella, siamo attorno alla memoria, se volete, della Garden City, della città del giardino di Ebenezer Howard, di cui Howard aveva fatto tutta una sorta di teorizzazione nella seconda metà dell'Ottocento, che trovano rispondenza in due esempi rappresentativi a Roma, che sono la Garbatella e Montesacro, ma nella Garbatella c'è il tentativo anche di dare magnificenza civile, proprio perché ho parlato prima di idea di condivisione, di questo rapporto tra interno ed esterno, anche l'edificio si deve presentare con un proprio effetto città e quindi con una propria gradevolezza, con una propria piacevolezza, così con una propria piacevolezza che allude più alla dimensione del salubre, del corretto, dell'esposizione solare, sono le case a gradoni di Innocenzo Sabatini verso la Tiburtina, che vedete alla vostra destra. A Milano prevale invece il senso altoborghese, diciamo, altoborghese lombardo dell'abitare, dove la memoria storica è ridotta a puro elemento di larva che traspare, che trasuda dalle superfici. Allora vedete l'esempio straordinario della Cabrutta, che mima e cita esempi di costruzione della continuità muraria di Vignola, della trasmissione disciplinare cinquecentesca, ma che si dà come elemento prorompente nella città che costruisce un intero lotto e un intero isolato. Naturalmente, in parallelo, voi sapete come succede in Italia, adesso voi avete visto degli esempi di quello che Margherita Sarfatti avrebbe definito il Novecento. Ci sono esempi invece altamente rappresentativi di questa via alla modernità. Forse l'occasione più importante a livello internazionale è, diciamo, la parabola del discendente dell'esperienza del Wertbund tedesco, che trova nel quartiere Weissenhof di Stoccarda nel 27 una sorta di canto finale, perché sono chiamati a raccolta a Stoccarda tutti i grandi maestri dell'architettura da allora, da Le Corbusier a Mies van der Rohe a Gropius, a realizzare i loro modelli insediativi, abitativi, ma a costruire, diciamo, non come splendidi oggetti isolati, ma come continuità, diciamo, contestuale, i rapporti anche tra loro stessi. Molto più asettica e, se volete, molto meno fatta di concessioni, quella che è l'idea della Großstadtarchitektur, della città di pietra, dell'architettura costruita attraverso questi quartieri popolari. Vediamo l'esempio conosciutissimo di Bruno Taut a Berlino, ma anche Ernst Mayr e Hans Mayr, che realizzano tutta la Francoforte tra gli anni 20 e il 27, dove l'idea è quella della condivisione dell'abitare, ma che questa condivisione dell'abitare dia luogo a un effetto città, non alla parcellizzazione e all'isolazionismo della singola casa, così come fanno in Olanda maestri come Peter Aud, e come fanno alcuni maestri del razionalismo italiano. Prima vi ho fatto vedere l'aspetto del Novecento, no? Con Gioponti, con Muzio, con Sabatini, e adesso invece vi faccio vedere un esempio di Terragni, dove il riferimento va sicuramente alle avanguardie storiche sovietiche, ma anche l'idea dell'abitazione sovietica, dove secondo i piani quinquennali c'era un tentativo anche di sopperire alle necessità costruttive attraverso un ricorso alla produzione seriale tecnologicamente avanzata. Ricordo per tutti l'esempio del Narcofilm, che è un modello insediativo che presuppone anche una ripetitività, una serialità, una possibilità di costruzione in tempi abbastanza veloci, e
Terrani guarda queste esperienze innovative dell'avanguardia sovietica, dei piani quinquennali, ma le prende più sul piano formale attraverso questa scelta di svuotare, diciamo, la chiusura angolare dell'edificio, svuotandolo, rendendolo addirittura trasparente, ricorrendo al rapporto tra parete cementizia e vetro, quasi a costruire una sorta di ambiguità, di collasso visivo tra la strutturalità tettonica dell'edificio e la fragilità della chiusura attraverso le grandi vetrate. E qui inizia un capitolo molto interessante per quanto riguarda la questione dell'abitare, con le famose biennali di arti decorative a Monza, nel Parco Reale. Dagli anni 20 fino agli anni 30 si susseguono quattro biennali di arti decorative, di cui vedete alcune esemplificazioni. La prima sala futurista in realtà ospita oggetti sì del mondo futurista, ma anche di artisti internazionali come Picabia, per esempio. Quindi c'è uno sguardo attento alla cultura creativa a livello nazionale e internazionale, ma poi vengono realizzati anche prototipi molto rappresentativi, pollini, effigini e bottoni per la casa elettrica, addirittura diciamo qualche memoria di impronta prerazionalista prima del MIAR. Qui siamo attorno al 28-30, ecco, vale a dire un interesse nei confronti della cultura post-mondrianea è molto significativo, ma bisogna aspettare il 33, quando le quattro biennali di arti decorative si trasformano in triennale d'arte ed architettura. Nel 33 la sede non sarà più Monza, ma diventa Milano Parco Sempione, e viene affidato a Giovanni Muzio il progetto e la realizzazione del Palazzo dell'Arte, quello che è ancora oggi la sede della triennale. E lì ci saranno delle straordinarie sperimentazioni, di cui vedete in parte questa alla vostra destra, di Albini, Pagano e Mazzoleni, alla quinta triennale, che è del 1933. Vale a dire, dopo le quattro biennali inizia la nuova serie delle triennali. Però sono un terreno di sperimentazione, diciamo, tra cemento, marmo, vale a dire materiali con la loro gravitas, ma anche materiali molto innovativi come l'acciaio, come il vetro, cioè una sorta di rapporto tra innovazione sperimentale e rapporto anche con la tradizione, ma tutto in una chiave di aspirazione a una idea diversa di modernità. Ci sono poi negli stessi anni esempi rappresentativi che diventano quasi il manifesto dell'abitare, di un abitare però, come dicevo io, nella casa che vi ho fatto vedere di Porta Ticinese, l'abitare come luogo di concentrazione teorica, vale a dire in cui non si guarda tanto alla dimensione della piacevolezza dello stare, quanto alla capacità di un luogo di inverare le proprie teorie architettonico-spaziali. Ecco allora, da Adolf Loos, con le case in cui viene sperimentato il tema del round plane, cioè dello sfasamento altimetrico, vale a dire il piano non è più un piano, ma è una serie di piani sfalsati che permettono una complessità, una spazialità quasi cubista all'interno della casa, in modo che non ci sia la monotonia dell'andamento unitario, dell'unico livellamento, ma una sorta di composizione, quasi di compenetrazione di spazialità diverse. Così come vedete invece che per Mies, con la famosa casa Tugendhat di Brno, il rapporto è sì tra i materiali della modernità e i materiali della tradizione come il mattone, eccetera, ma il problema è il rapporto, diciamo, di trasparenza totale tra interno ed esterno, in modo tale che nessuno dei due luoghi si percepisca o venga percepito come luogo separato, ma come luogo della contiguità e della continuità, attraverso il ricorso a strutture esilissime, a strutture che si sfaldano alla luce attraverso la continuità della fluidità spaziale, tema della fluidità spaziale che diventerà incredibilmente cogente per un autore come Rietveld nella casa Utrecht, dove addirittura la rottura volumetrica della scatola spaziale viene sottolineata attraverso la riduzione a puri elementi, come se fossero delle lastre giustapposte e appena ricucita dagli elementi di riannodamento rappresentati dalle spalliere, dalle cornici. Ecco, vale a dire, questo spazio viene fatto deflagrare e poi viene riunificato con l'attenzione a non dare più elementi di continuità tra le parti, ma
teso a sottolineare la discontinuità tra le parti, semplicemente raccordati dagli elementi di ricucitura. In maniera esemplare, manifesto più di ogni altro, è la casa a Villa Savoie a Poissy, siamo nel 28, dove Le Corbusier ascrive a questa architettura l'esemplarità di essere la summa teologica della propria idea di architettura. L'architettura che per motivi di salubrità deve essere posta in una sorta di superiore condizione attraverso il ricorso ai pilotì che la sostengono, ma questi pilotì che creano un vuoto assordante sotto la casa hanno la stessa funzione del crepidoma nel tempio greco, vale a dire anche questa casa si erge con un proprio carattere di assolutezza, come se fosse un'epifania del sacro in terra, l'apparizione di un elemento prismatico, parallelepipedeo, assoluto, sostenuto da queste esili piloti, cioè esili strutture di sostegno, che è uno dei temi corbusiani, accompagnato all'idea che per sottolineare il rapporto tra interno e esterno si debba ricorrere a questa fenêtre en longueur, la finestra in lunghezza, vale a dire questa continuità e fluidità spaziale tra interno e interno attraverso non più il ritmo delle bucature ma attraverso la ricucitura unitaria della finestra nastro. Altro elemento molto importante, la fluidità spaziale tra i vari livelli. Ecco allora il tetto che diventa tetto giardino e l'architettura diventa davvero le jeux savants des volumes purs sous la lumière, il gioco sapiente dei volumi puri sotto la luce.